Salve, sarei dall'altra parte però. Oggi andremo a vedere, con questo video leggermente improvvisato, perché sto aspettando un microfono molto decente che arriverà la settimana prossima, esterno rispetto alla i4K, quindi adesso vi ciucciate questo. Andiamo a sbloccare il mio computer dove... c'è la password grafica, ma col cazzo che ve la dico! Questa foto qua di sfondo l'ho fatta io col drone l'altro giorno. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo, sì, proprio quello che immaginavate. Una comparison tra il Mi 9 e il Mi 8. Perché la gente non capisce una sega. Quale sarebbe il vero vantaggio per una persona di comprarsi, per dire, un Mi 9 su Amazon? Che uno potrebbe anche dire, cazzo, ma il Mi 8 è uscito ieri. Non è diverso dai ritmi di Xiaomi o dei ritmi dei cinesi. L'unica differenza stavolta è che è su Amazon e c'è arrivato subito. Quindi non è che esce in Cina e arriva da noi dopo 6 mesi. Saranno passati qualcosa come 9 mesi, credo. Luglio, agosto, settembre, ottobre. Forse anche meno di 9 mesi. Nuovo top di gamma di Xiaomi, se non contiamo la serie Mi Mix, perché anche lì te ne rilasciano uno ogni volta che ti giri. Eccolo lì il Mi Mix 3S. Mettiamoci un po' qui all'oscuro. Allora, parliamo sul serio delle specifiche di questo telefono, perché è qualcosa di abbastanza vicino a quello che è il Mi 8. Ovviamente connettività identica, data di rilascio, va bene, sappiamo già qual è la triste storia. Le dimensioni sono le stesse, più o meno, solo che guadagna tipo 0.2 pollici, da 6.2 a 6.4. Ciò non cambia sostanzialmente nulla, è sempre un Super AMOLED della stessa tipologia, immagino, della stessa risoluzione, solo che è leggermente più grande. Sempre HDR10, passiamo al Gorilla Glass 6, che... per chi pensasse che renda il telefono più indistruttibile, ovviamente si sbaglia. Hanno puntato un sacco sulla protezione dei graffi, ma se il telefono voi ci fate così, è marmino! Qui leggo che esce con Android 9, Android Pie, il che è scandaloso, perché il Mi 8 di per sé ha già Android 9 Pie. Mi 10.1. Poi il processore Snapdragon 855, vabbè, saliamo di 10, ma io... da che ne ho memoria, tu puoi fare qualsiasi cosa da praticamente l'820 in poi, quindi continuare ad aumentare, non so effettivamente che vantaggi porti alla fluidità dell'interfaccia, eccetera, dai giochi. Io credo che la differenza sia sì in potenza, ma non sia così effettiva. Comunque ci sta, sul top di gamma del 2019 tu metti uno Snapdragon più potente che c'è in giro, a meno che tu non sia Equinox. Poi, quantità di RAM praticamente la stessa, penso che differisca solo nella versione premium, o come cavolo la chiamano loro. Quantità di memoria la stessa, comparto fotografico, comparto! Ci sono stati dei downgrade e al contempo degli upgrade. Come sapete, il Mi 9 adesso si ritrova con 3 fotocamere. Shoot with Squibzone triple camera. Che sono pressoché identiche a quelle di prima, alle quali si aggiunge... la grandangolare, ammetto che è una cosa che mi piacerebbe avere, però devi perdere la stabilizzazione dappertutto, perché non la leggo da nessuna parte, e poi un grandissimo recensore, di cui sicuramente non ricordo il nome, mi ha detto che non c'è, quindi non c'è, cioè, non è che ho la mano, non è che è un gimbal, questa roba qua. Ecco, è cascato il mito sulla tastiera, ha fatto uno screenshot. Sì, poi c'è questa cosa dei 48 megapixel, ve lo dico subito, non sono veri, è un sensore da 12 che fa chissà che interpolazioni e secondo me non cambia assolutamente niente. 4K 60fps, mi sembra giusto averlo sbloccato, ma ripeto sbloccato perché penso proprio che questo telefono possa farlo e non glielo fanno fare, giusto per dare un po' di differenza, ma era già successo col Mi Mix 3, ma ci siamo abituati. Fotocamera frontale identica, microfono non sembra cambiato niente, vi dico che quello del Mi 9 non mi fa affatto impazzire, per dire quello dell'S7 Edge era 5 volte meglio, a soppressione dei rumori, questo è un microfono abbastanza terribile, quello del Mi 8 ve lo dico, e vabbè, sembra che sul lato audio anche come speaker non abbia intenzione di fare nessuna modifica. Sempre il dual GPS, con la quale io ho avuto un mucchio di problemi, perché ho la versione cinese del Mi 8 cinese, per pagarla una miseria, e di conseguenza sì, un sacco di rogne mi ha dato, perché non riuscivo a trovare, vabbè, i satelliti europei, ma non so precisamente quale sia il problema, ma andava messo su un file TXT scritto non laggare per piacere, e ovviamente ti serve il root, per fare il root ti serve sbloccare il bootloader, se sblocchi il bootloader non puoi più mettere la ROM, e Type-C. Ovviamente sempre 1.0 reversibile, ci mancherebbe altro. Perde ovviamente il face recognition, guadagna
il, credo, fingerprint under display. Sì, lo vedo qua. Non c'è scritto se è ultrasonico, ma a questo punto non credo, andrà quello con la luce. Fa... Io lo sblocco facciale lo uso ogni singola volta, ma era chiaro che mettendo un noccio muscolinoso, non è che si chiama noccio, si chiama moschino punteruolus, non potevi mettere tutti i sensori necessari a fare lo sblocco facciale, che poi è la fotocamera frontale, forse ci prova con la fotocamera frontale, sarebbe terribile la cosa. Comunque questo noccio è esagerato e hanno fatto bene a rimuoverlo. Batteria, perde 100 mAh, va da 3300, se la smetto di aprire merda, e ok, però Xiaomi dice che dura di più. Ci fidiamo di Xiaomi? Magari durerà uguale, ecco, e cioè una giornata di utilizzo, non è che debba fare chissà che cosa. In compenso, ovviamente, il prezzo è salito. Per dire, un Mi 8, credo a quest'ora che con 300 euro te lo porti a casa, non so su Amazon, però, insomma, è 64 giga, parliamo. Io ho pagato 300 euro e 128 perché sono ovviamente un privilegiato, potreste prendervi il 64, secondo me è un prezzo molto vantaggioso sui cinesi, rispetto a questo che vi costa 450 euro su Amazon. Togliendo l'esistenza del Mi 8, del Mi Mix, eccetera, ne vale la pena? Secondo me, come telefono singolo, sì. Perché è Xiaomi, perché ti dà un sacco di cose, perché l'interfaccia ci sta, è fatta bene, è fluida e tutto funziona tutto sommato bene. Non c'è niente che io giudico perfetto, perché in nessun aspetto è perfetto, però in tutti gli aspetti è da 8,5-9, il che lo rende un telefono veramente veramente buono. E così sarà anche il Mi 9. Perché non l'ho ancora provato e neanche lo proverò, a meno che non me lo regalino. Sappiate però che su Amazon, per 50 euro in più, una roba del genere, ci si aggira anche un certo Mate 20, che ha molta più batteria, che forse pecca nello schermo, perché non è AMOLED, è IPS, però anche come fotocamere può essere che lo batta, perché è stato quotato veramente in alto il Mate 20, e quindi sì, bisogna vedere se ne vale la pena. Sì, la battaglia la cito su Amazon, perché parlare dei siti cinesi è un'incognita, c'è una volta che è il coupon, una volta che è un'altra roba, non si sa mai quale sia effettivamente il prezzo, di sicuro non quello che c'è scritto. E niente, questo era un video rapido, non lo so, sulle specifiche del Mi 9. Voi lo comprerete? Beh, siete dei fessi. Ora vi faccio vedere una cosa figa, però. E action, stop recording.